ma no. Lui è parecchio presentare una selezione di artisti italiani e tedeschi, alcuni autori sul paesaggio, sul tema classico del paesaggio o dell'interpretazione, da Luigi Ghiri, Gabriele Basilico, con una serie di vintage print degli anni 70 per Ghiri e degli anni, metà degli anni 80 per Basilico. Abbiamo inoltre delle foto di Enzo Obiso, siciliano, sul tema del Finisterre nella regione Sicilia, e una opera di Franco Fontana. E poi abbiamo questi autori tedeschi che invece lavorano sulla fotografia di costruita, di messa in scena. Abbiamo questo tedesco che lavora, Thomas Brede, che lavora su dei modellini che vengono inseriti in nell'ambiente naturale senza nessuna digitalizzazione o manipolazione, e questo è tutto giocato sul filo della prospettiva e quindi giocando sulla nostra percezione. Dall'altra parte abbiamo un altro nome tedesco importante della fotografia di performance, un autore che si rivela negli anni 70, Jürgen Klauke, una sorta di teatro becchettiano con questo personaggio che si traveste, che praticamente gioca in queste grandi scenografie con elementi di diverso tipo, e che rappresenta un po' la tragedia dell'uomo moderno, allo stesso tempo con delle esplosioni di ironia e di ilarità. E infine abbiamo questa installazione di Patrizia Guerresi, autrice italo-africana, che lavora sul tema del misticismo, sul tema del, in questo caso il soggetto è una donna derviscio che gira su se stessa fino a scomparire nel suo stesso mantello. Era una rappresentazione cosmogonica, una rappresentazione in qualche senso quasi planetaria. E infine abbiamo una proposta che è un grande autore della fotografia di moda, italiana, Giovanni Gaster, nipote di Luchino Visconti, noto fotografo, raffinato fotografo di moda, ma anche in questo caso inventore di atmosfere e di allegorie all'interno di quello che è lo specifico appunto del mondo della creazione appunto della moda. Impressioni sulla fiera in generale? Impressioni sulla fiera, una fiera sempre di qualità eccezionale, con una fiera classica per molti versi, con i grandi nomi della fotografia in bianco e nero, i grandi nomi della fotografia di reportage, di moda, della fotografia di ricerca in generale, in una cornice meravigliosa, un pubblico come tutti gli anni veramente molto folto, e tanti anche curatori, direttori di musei americani. Sicuramente la fiera più internazionale e in assoluto la miglior fiera al mondo per quello che riguarda lo specifico della fotografia. Certamente anche quest'anno si fanno sentire un pochino i problemi, le problematiche economiche rispetto ad altri anni, dove la fiera era più veloce e i riscontri erano assolutamente più rapidi e più, come dire, forse immediati in qualche senso.